Vederla ai giorni nostri nella sua conformazione originale con il bacino ad ellisse e le passeggiate laterali, con l'imponente spettacolo dell'edificio con i colonnati alti e imponenti e la terrazza nella sua forma originaria che ti accoglie arrivando dal mare, sarebbe stato uno spettacolo di immensa bellezza. Ma per i 400 anni della Darsena Borghese dobbiamo accontentarci del seppur bellissimo diorama realizzato per l'occasione in esposizione nei locali che ospitano l'ANMI, come pure le riproduzioni dei disegni originali. 1619-2019, 400 anni di storia per uno dei monumenti più cari ai fanesi e tra i più ammirati da turisti e viaggiatori, grazie alla riqualificazione operata per la terrazza dal comune, ma anche e soprattutto agli sforzi economici dell'Associazione Marinai d'Italia, che è qui alla sua sede, che grazie alla sensibilità di soci e privati, con la cospicua somma di 45.000 euro, ha dato nuovo lustro a questo luogo che in passato non ha visto bei momenti. Dentro vedrete appunto la storia di questo porto nel tempo, negli anni 600 e 700. Domenica inaugureremo questa mostra in cui verrà presentato un libro. Troverete dei manichini con dei vestiti del 600, dei quadri, riproduzioni del 600. Speriamo che possa piacere questa cosa e speriamo che i fanesi vengano a visitarla. Grazie ad un libro che ne ripercorre i fasti, scritto dall'appassionato di storia William Ciavaglia, che attraverso la consultazione di testi manoscritti della Federiciana e dell'Archivio di Stato ci svela diversi aspetti un po' dimenticati ed alcuni anche sconosciuti di questo luogo ricco di fascino e storia. Oltre al libro, anche una serie di appuntamenti musicali e conferenze a tema fino al 5 ottobre ed una mostra permanente visitabile ad orari stabiliti festeggeranno degnamente questo traguardo temporale per la Darsena. 400 anni fa, 1619, Papa Borghese termina i lavori che lui aveva annunciato, e quindi oggi celebrare i 400 anni grazie all'organizzazione dell'AMMI, che crea tutta una serie di attività, eventi, e quindi un plauso anche da parte della nostra amministrazione che teniamo anche a queste celebrazioni, come un plauso glielo facciamo anche per le attività che nel corso dell'anno realizzano in questa Darsena, che portano gente, turisti, attività che la rendono veramente viva e partecipe, accendendo i riflettori su un momento di storia veramente importante della città.